Bravati ci permette di parlare di un tema un pochino particolare del settore ferroviario, quello delle assicurazioni. Voi siete associati Fermerci? Sì, siamo associati Fermerci in quanto specialisti di settore, perché siamo tra i pochi, anzi in Italia probabilmente gli unici, che hanno questa vocazione prettamente ferroviaria. Infatti tra i vari broker anche che si occupano di trasporti, la nicchia del ferroviario non è seguita in modo specifico da nessuno. Noi abbiamo avuto questa competenza grazie al fatto che abbiamo iniziato a seguire le imprese ferroviarie che si stavano privatizzando, quelle del trasporto merci in prima battuta, fin dagli albori, e poi siamo andati a intraprendere una collaborazione con il mondo assicurativo ferroviario tedesco, dove era nata molto prima che in Italia una competenza specifica in termini di assicurazione delle imprese ferroviarie private. Quindi hanno conosciuto prima di noi l'esperienza dei sinistri delle imprese che gravitavano nel mondo privato e ci hanno trasferito delle competenze, e abbiamo così avuto un travaso di know-how e acquisito la possibilità di dedicarlo ai nostri clienti italiani. Qual è la casistica di incidenti che vi trovate ad affrontare? Allora, spesso avvengono danni, piccoli svii, fortunatamente grosse cose mai in linea, in manovra, dovuti magari a infrastruttura che è stata manomessa, carenze infrastrutturali in generale, e soprattutto il sinistro più frequente che vediamo accadere è il danno ai vagoni e carri merce derivante dal mancato sfrenamento, che a volte si verifica per una negligenza degli operatori che non riescono a sfrenare adeguatamente le sale del treno, o anche perché l'impianto frenante non funziona a dovere, e allora lì c'è un tema di responsabilità importante, perché mentre ovviamente il vettore che trasporta deve rispondere del danno sia alla merce sia ai carri che gli vengono affidati come merce, e in quel frangente rappresentano quindi il bene oggetto di trasporto. Quindi c'è una responsabilità contrattuale importante, e per quanto invece la merce difficilmente venga danneggiata in occasione dei trasporti ferroviari, i carri sono spesso oggetto di sinistri anche di un certo rilievo, e vediamo che sono la componente che più facilmente ci coinvolge in ambito appunto di danni e di reclami in questo caso, perché le locomotive a volte ovviamente con le polizze corpi hanno delle polizze importanti e sono assicurate, ma lì andiamo sulle polizze per così dire casco delle locomotive, invece con i carri entra in gioco la responsabilità vettoriale, e quindi insomma mentre il danno alla merce generalmente è sempre di scarsa entità, quando si rischia di danneggiare il carro il vettore è abbastanza è tenuto ad un risarcimento parecchio importante. Di conseguenza le polizze vettoriali stanno avendo una crescita dei premi dovuta a questa incidenza importante di sinistri.